e faccio parte del collettivo Marielle di Roma 3 dal 2018, anno della sua fondazione. Questo collettivo nasce da un'esigenza di studenti, facciamo parte di un sindacato studentesco che si chiama LINK, di creare uno spazio safe per parlare di tematiche di genere e del mondo LGBT. Maria Franco rappresenta quelli che sono i nostri ideali femministi e transfemministi di intersezionalità, in quanto lei era una donna nera, queer, proveniente dalle favela. E quindi questo è quello che vogliamo riportare noi col nostro Stiamo collettivo. mobilitando all'interno dell'università in risposta al piano di equità di genere, che è un piano per obiettivi che è stato approvato dal nostro Ateneo per ottenere dei fondi europei. Delle tante cose che è possibile fare all'interno dell'università, il nostro Ateneo ha deciso di farne veramente, veramente poche sul fronte dell'equità di genere, e proprio per questo abbiamo deciso di rilanciare. E quindi intorno all'8 marzo abbiamo lanciato il nostro PEG, che sarebbe il piano di equità di genere, in cui partiamo dal lavoro che abbiamo da sempre svolto all'interno dell'università, partendo per esempio dallo sportello antiviolenza. Noi da diverso tempo stiamo lavorando affinché a Roma 3 si apra uno sportello antiviolenza, una proposta che come LINK abbiamo anche riportato a livello cittadino. Riteniamo importante che questi sportelli siano effettivamente gestiti dal basso e che ci sia un coinvolgimento della componente studentesca, proprio per evitare che tutto il lavoro che abbiamo fatto in questi anni vada perduto. Cioè, riteniamo che comunque sia importante che all'interno degli sportelli antiviolenza ci sia una gestione femminista e non escludente. Altri punti che riportiamo, ad esempio, sono quelli della modifica della carriera alias. Infatti, attualmente a Roma 3 è prevista la possibilità di avere un doppio libretto sul quale, appunto, per le persone trans può essere impiegato il nome d'elezione, quello che viene impiegato nella vita quotidiana. Si tratta comunque di una pratica discriminatoria e patologizzante per le persone trans, che in questo modo sono anche costrette a rivolgersi a un medico, quando in altri atenei d'Italia ciò non è necessario, è possibile presentare semplicemente una autodichiarazione. Una delle componenti del nostro piano di equità di genere è sicuramente quella di richiedere all'Ateneo non solo un vero e proprio regolamento antimolestie che vada a sostituire e integrare quello che per ora è solamente un codice etico che non individua quali sono le fattispecie delle molestie, ma punisce in generale in generale la molestia, ritenendola una cosa che non deve accadere all'università, ma non dà degli strumenti né per prevenire né per salvaguardare le persone, sia della componente studentesca che della componente docente, che subiscono diversi tipi di molestie, sia dal punto di vista di abusi, molestie sessuali, molestie omo, bi, lesbo, transfobiche. E per questo noi vorremmo questo regolamento antimolestie, corredato però dalla figura della consigliera di fiducia, che deve essere di supporto all'organo del CUG, deve essere, che è il Comitato Unico di Garanzia, e deve essere una figura esterna all'Ateneo che permetta delle segnalazioni anonime e che tuteli le persone che denunciano le molestie. Noi qualche anno fa abbiamo fatto un questionario anonimo da far girare all'interno dell'università per capire realmente quali fosse l'entità e quali fosse anche, diciamo, il numero, il peso di queste molestie all'interno degli spazi universitari, e purtroppo ci sono arrivate molte risposte che non riguardavano soltanto l'ambito interno all'università, ma anche tutto ciò che gira attorno all'università, perché comunque l'università è a tutti gli effetti parte integrante della città e le persone che la attraversano sono parte integrante della società, quindi tutto ciò che avviene all'interno dell'università avviene anche fuori. All'interno dell'università teoricamente bisognerebbe essere più tutelati e tutelate, purtroppo così non è. Abbiamo molto sostegno dai nostri compagni e studenti uomini che si riconoscono in quanto tali, a livello generale non particolarmente, cioè al di fuori del collettivo, al di fuori del sindacato studentesco, questo supporto
a volte è manchevole. Ancora oggi si viene additati in maniere negative se ti avvicini a collettivi universitari o a sindacati universitari. Ancora oggi si viene indicati in una particolare maniera e non sempre è buono anche per loro. Noi la soffriamo ancora di più perché siamo apertamente un collettivo transfemminista, quindi ci inquadriamo specificatamente all'interno di un'ideologia, all'interno di punti da sostenere, quindi chi poi entra all'interno del collettivo partecipa, è presente, anche e non ci sono disparità da questo punto di vista, chi è esterno al collettivo ci vede ancora in maniera negativa.